Diciamo che vorrei sfatare insieme a te dei miti oggi. Ad esempio, prima abbiamo parlato del carboidrato e mi Sì. ricollego un attimo a quel discorso perché in realtà voglio chiederti un'altra cosa sui carboidrati. Possono o non possono essere assunti a cena? Che ogni volta diciamo la pasta a cena no, ma è vero? Allora, devono essere assunti in ogni pasto che noi Ok. facciamo, che principalmente ricordiamo nell'arco della giornata noi dovremmo assumere 5 pasti, cioè colazione, spuntino di metà mattinata, pranzo, spuntino di metà pomeriggio E e cena. cena. All'interno dei nostri 5 pasti, anzi, siamo più precisi, all'interno dei 3 pasti principali, colazione, pranzo, cena, dovrebbero essere ripartiti in maniera adeguata, Certo. sempre come abbiamo detto prima, facendo riferimento all'apporto giornaliero del nostro fabbisogno per Sì. ogni macronutriente, di tutti e 3 i macronutrienti. Quindi i carboidrati devono essere assunti anche a cena, ovviamente in maniera equilibrata. Certo, sì, infatti magari tante volte mi è capitato che qualcuno magari mi raccontasse, no, della dieta che sta facendo, del regime alimentare che segue, e anche a cena infatti è presente il pane magari, e mi chiedono, oddio, però in effetti mi è stato dato il pane anche a cena, ma perché è corretto Sì, effettivamente, quindi diciamo i carboidrati a cena non fanno non so. ingrassare, hanno lo stesso potere di quando vengono assunti anche a Esatto. pranzo. Quindi semplicemente, come in ogni cosa, bisogna essere equilibrati Equilibrati. e che non ci sia appunto un eccesso, un estremismo. Poi, un'altra cosa che ti volevo chiedere, adesso va un sacco di moda a consumare alimenti gluten free anche se non si è celiaci, ma cosa mi Purtroppo è vero, è una moda. È una dici? moda perché anche chi non è celiaco ultimamente va a consumare, va a preferire alimenti gluten free, non sapendo però che il glutine è la frazione proteica dei cereali. Quindi, paradossalmente, gli alimenti gluten free hanno un indice glicemico molto più alto, cioè hanno più calorie, sono Certo. più calorici. Quindi tendenzialmente Si fa un errore si poi, fa si un va un errore, danno. cioè le persone affette da celiachia devono necessariamente consumare questo tipo di alimenti Sì. perché ne va della loro salute, ma Certo. chi non soffre di questa patologia assolutamente Infatti. non dovrebbe, almeno Sì. se vuole mantenere una corretta alimentazione. Sì. Infatti a questo mi ricollego anche con un altro esempio, quando sento dire elimino a periodi alcuni alimenti. In questo modo magari facciamo la stessa cosa, ho eliminato per un po' il gluten free e magari poi anche peggio quando vado ad inserirlo, no? Cioè, non lo Esatto. so, ti chiedo proprio perché. Il nostro organismo è costituito, come abbiamo detto, da proteine, da enzimi che poi vanno a scindere tutto ciò che noi mangiamo, lo vanno a degradare e lo vanno a Sì. trasformare in quelli che sono le sostanze che poi il nostro organismo utilizza per Per energia, tutto, per certo. struttura, per tutte le funzioni che abbiamo detto prima. Se noi andiamo a eliminare alcuni alimenti, il nostro organismo va a ridurre la produzione di particolari enzimi che vanno a scindere questi alimenti e quindi poi, quando li reintroduciamo, magari dopo tanto tempo, ci ritroviamo in una condizione di intolleranza. Esatto. Ecco, bravissima, hai nominato un termine che riguarda l'altro mito che voglio sfatare, anche perché di recente ho letto un po' di articoli su questa cosa, che non esistono effettivamente dei test per le intolleranze. Volevo chiederti appunto delle delucidazioni. Questa è un'altra moda, come il gluten free, ovvero c'è la moda di fare i test per le intolleranze. Allora, diciamolo una volta per tutte, i test per le intolleranze non hanno alcun fondamento scientifico. Gli unici due test che hanno un fondamento scientifico sono il test per la celiachia e il Bread test, cioè per l'intolleranza al lattosio. Gli altri test non hanno un fondamento scientifico, sono molto costosi, se vengono fatti ripetutamente portano dei risultati diversi, per cui Sì, evitiamo insomma di spendere soldi in maniera inutilmente. sì, così. Infatti si rischia, che ne so, faccio un esempio, vado a fare il test delle intolleranze, mi dicono che sono allergica a 10 sostanze, allora io poi mi spavento e elimino queste 10 sostanze, però effettivamente poi
intolleranza non vuole neanche dire completamente non poter assumere quell'alimento, perché è diverso da allergia. Esatto, infatti quindi... volevo specificare questa cosa. L'allergia è una cosa, cioè essere allergici ad un alimento vuol dire che viene compromesso il nostro sistema immunitario. Esatto. L'intolleranza non viene, diciamo, compromesso il nostro sistema immunitario, non si attiva, è che magari il nostro organismo non produce o produce poco dei particolari enzimi che servono per scindere gli alimenti e quindi non li digeriamo bene, diciamo. Ci dà più fastidio quell'alimento, ecco. Mentre l'allergia, appunto, coinvolgendo il sistema immunitario, è una cosa un po' più seria, po' più, diciamo, grave. Esatto, sì, perché poi può portare a volte anche gli shock anafilattici, quindi insomma è proprio un'altra cosa. Ecco, quindi questi miti volevo appunto sfatarli insieme a te. Dato che stiamo sfatando dei miti, vorrei sfatarne uno io, okay. Perché mi è capitato a tirocinio che un paziente mi chiedesse appunto di poter assumere il vino in maniera illimitata. Allora, sì, il vino viene prodotto dall'uva, sì, nell'uva sono contenute tante sostanze, tante sostanze molto importanti come i polifenoli, quindi è vero che il vino contiene i polifenoli che hanno un'importante funzione sia antiossidante che antinfiammatoria che cardioprotettiva, però dobbiamo ricordare che un grammo di alcol corrisponde a 7 kcal, quindi sempre non bisogna eccedere, esatto. Quindi va bene il bicchiere di vino al pasto ma non andare oltre, perché comunque se soprattutto vogliamo seguire un tipo di dieta insomma restrittiva, non bisogna eccedere con l'alcol, anzi addirittura diciamo nei primi periodi insomma della dieta viene addirittura eliminato. Infatti, e anzi riguardo a questo io ho letto di recente un articolo su un gruppo che oltretutto tratta di alimentazione e nutrizione umana, che in realtà spiegano che l'alcol fa male al nostro organismo perché non abbiamo un enzima per digerirlo, ecco, adesso io la faccio molto molto breve, e quindi sarebbe ancora meglio addirittura non consumarlo. Però diciamo ci sono gli amanti del vino in particolare che almeno un bicchiere a tavola vogliono berlo, e quindi manteniamo questo standard, cerchiamo di mantenere questo standard. Volevo chiederti un'ultima cosa, perché comunque è un tipo di alimentazione che viene abbracciata da sempre più persone, quindi una fetta importante di popolazione inizia ad essere vegana, comunque vegetariana, che sono scelte come ogni scelta, quindi assolutamente giusto che ognuno di noi faccia le proprie scelte, però è importante far capire che bisogna appunto affidarsi ad un esperto, e quindi volevo chiederti qualcosa. Esattamente, sono delle scelte che sono eticamente rispettabili, però sono delle scelte che devono essere responsabili. Esatto. Quindi bisogna sempre affidarsi a un professionista. Bisogna sempre mantenere il più possibile, insomma, le percentuali di macronutrienti, bisogna rispettarle, perché non bisogna andare incontro a carenze. Quindi se si fa un tipo di scelta del genere, sicuramente poi bisognerà integrare l'alimentazione, oltre all'alimentazione, con degli integratori per andare poi a sopperire quelle che potrebbero essere le carenze. Grazie mille Alessandra, volevo proprio chiarire questi punti che abbiamo trattato oggi, e sei stata bravissima, mi hai chiarito un sacco di aspetti. Io volevo aggiungere una cosa, perché questi incontri, queste discipline a quattro occhi è nato come progetto proprio per far incontrare le varie discipline, e siccome io mi occupo di medicina integrata volevo appunto spiegare che essendo naturopata spesso mi vengono fatte delle richieste anche estremiste, no? E io invece voglio specificare che l'estremismo non va mai bene. Io infatti sono una di quelle naturopate che non dice devi eliminare per forza la carne, oppure devi eliminare per forza i latticini, che è quello che invece succede, perché poi una persona segue un percorso, abbraccia totalmente una teoria e magari appunto invece è sbagliata. Quindi ho fatto proprio anche questo incontro insieme a te, che ti occupi di alimentazione e nutrizione umana, proprio per questo motivo, perché una scelta estremista secondo me non va mai bene, nonostante appunto io sia naturopata e alcuni naturopati invece abbracciano totalmente altre teorie. Quindi grazie ancora, e speriamo di rivederci in un'altra occasione. Grazie mille.